Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Vogliamo oggi proporvi alcune novità, alcuni doni per comunione e cresima. Il primo titolo che vogliamo proporre è You Cut for Kids. Si tratta di una riduzione del Catechismo della Chiesa Cattolica destinata ai bambini. Il volume è articolato per domande e risposte e corredato da simpatici disegni. Consigliato per i bambini dai 9 agli 11 anni. Altra proposta per le comunioni e poi anche per le cresime, ci sono tutta una serie di album ricordi. I colori sono vivaci, la grafica è accattivante, sono testi brevi e puntuali che aiutano i bambini a ricordare e a comprendere meglio il momento importante che stanno vivendo. Ci sono pagine dedicate alla raccolta di foto, delle foto più significative, a scrivere alcune parole e alcuni pensieri. Questo libro, questo album ricordo, costa 13,50 €. Prima comunione. Tutti a bordo è un simpatico libro dedicato alle vite dei santi a fumetti. Si tratta di storie molto brevi, 6-8 pagine, e vengono presentati sia personaggi dell'antichità, sia personaggi dei nostri giorni, come Chiara Badano o Carlo Acutis. Consigliato dagli 8 anni in avanti, senza limitazioni di età. Un altro volume dedicato alle vite dei santi è invece Santi Patroni d'Europa. Alcune figure sono molto note, chi non conosce San Paolo o San Francesco? Ma chi, ad esempio, sa chi è il patrono dell'Islanda? Dedicato ai ragazzi dai 9 anni ai 12. Altra proposta, tra le Bibbie e i Vangeli illustrati, questa è la novità, Bibbia in famiglia, leggerla, scoprirla, pregarla insieme. Sono testi molto illustrati e all'interno, oltre a un breve brano biblico, abbiamo dei fatti in pillole che in breve sintetizzano il brano biblico, e poi un versetto chiave particolarmente significativo, alcune domande o suggerimenti, parliamone, e una preghiera da fare insieme, oltre a una nota per i genitori. Quindi è proprio una piccola Bibbia da leggere in famiglia. Il costo è di 19 €. Gesù è davvero esistito? Una domanda molto provocante per un libro veramente curioso per bambini interessati alla fede e appassionati di storia. Il libro presenta una piccola indagine sulle testimonianze storiche che documentano l'esistenza di Gesù, la sua attività e successivamente i primi passi della Chiesa. Ideale per ragazzi dai 10 ai 12 anni. Sempre a domande c'è questo interessante libro, Indagine su Dio. Si parte da domande buffe e intelligenti di questi due piccoli protagonisti, Tommaso e Sofia, a cui si elabora poi una risposta che possa incuriosire ed accattivare i bimbi. Ad esempio può essere Dio esiste, come si diventa cristiani, Dio perdona veramente tutti. Questo, Indagine su Dio, di 11 €. Dio, domande, input, opportunità. Il libro raccoglie una serie di interrogativi niente affatto banali sull'esistenza di Dio, su Gesù, sulla Chiesa, su tematiche di fede e di morale, dedicato a ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Per concludere, questo testo, i 4 Vangeli. La particolarità è che tutti i 4 Vangeli sono in versione integrale col testo CEI, ma ci sono delle brevi didascalie, delle figure, quindi graficamente sono un pochino più accattivanti per dei ragazzini. Questo è tutto.
vi aspettiamo in libreria. Grazie, alla prossima. Grazie.